Ciao ragazzi, in questo video vogliamo parlarvi di un'applicazione veramente molto interessante. Si tratta di Spreaker, la versione mobile di un noto social network per il broadcast di radio su internet e il podcast, ovviamente. L'applicazione è disponibile sul market Android in versione gratuita. Andiamo a vedere un po' quali sono le sue funzionalità, partendo dalla ricerca di podcast. Possiamo ricercarli per popolari, quelli vicino, registrati vicino a noi e quelli favoriti. Andiamo a quelli vicino a noi, per esempio. Adesso sta usando le reti internet per localizzare più o meno la nostra posizione e offrirci la lista dei podcast registrati nelle nostre vicinanze. Ecco qui, noi ci troviamo in Spagna vicino Malaga e in effetti, non so se riuscite a vederlo, eccolo qui. Ha trovato diversi podcast qui nelle vicinanze. Entrando in uno, per esempio questo, ecco la lista dei podcast disponibili. Possiamo decidere di seguire e quindi rimetterlo tra i preferiti, quest'autore, o ovviamente riprodurre un podcast. Ma forse abbiamo scelto un podcast un po' così, un po' noioso. Possiamo andare sul profilo dell'autore del podcast e vedere una serie di informazioni, tra cui chi sta seguendo i podcast, il suo profilo, i podcast registrati e il feed dell'utente. Ovviamente è possibile anche andare a cercare i podcast, cioè le radio, in questo caso, che sono in diretta, stanno mettendo in questo momento, entrare in una e seguire il podcast. Anche in questo caso possiamo vedere il profilo dell'utente, dove sta registrando la sua radio. E possiamo anche registrare un episodio per poi emetterlo o renderlo privato per noi. Oppure andare direttamente live e registrare il nostro episodio podcast come se fosse una radio su internet. Qui fa vedere il nostro profilo. Adesso mi sono appena registrato, quindi non ho nessun seguitore, non ho nemmeno un podcast. E vabbè. Poi c'è la possibilità di collegare l'account a Facebook. E quindi ogni volta che registriamo una nuova puntata della nostra radio su internet verrà aggiornato anche il profilo su Facebook. Bene, con questo è tutto. Secondo me l'applicazione è molto, molto interessante per coloro che vogliono provare a creare una propria radio su internet. L'unica cosa che forse manca è la possibilità di avere un mixer per inserire musica e quant'altro, qualsiasi altro MP3 che vogliamo riprodurre sul podcast. La funzionalità è presente sul portale web, ma sull'applicazione non c'è, a quanto pare. Spero che venga introdotta a breve perché sarebbe un'aggiunta veramente, veramente molto, molto utile. Questo è tutto, ricordiamo Spreaker, applicazione per Android disponibile sul market in maniera gratuita. Con questo è tutto, un saluto da Luca di AndroidGeek.it. Alla prossima!